È una tradizione ormai quella che si tiene a Fiorano Modenese da ben 26 edizioni. Parliamo del raduno di auto storiche di tante case automobilistiche differenti che hanno attraversato le vie del paese la prima domenica di settembre. Una manifestazione che negli anni ha saputo mantenere intatto il suo fascino, animata dal senso di comunità che lega i proprietari. L'iniziativa vede il coinvolgimento di più realtà, capofila la Tecno Mec Borghi di Fiorano con l'assenso fattivo dell'amministrazione comunale. Nel tempo uno riesce a capire che la bellezza e l'amicizia sono una delle cose più belle che c'è al mondo, e avere un'auto storica con della gente che ha la stessa passione, c'è una forma di amicizia importante, ci si ritrova sempre molto volentieri. Noi abbiamo dei ragazzi stranieri che vengono dall'Inghilterra, dall'Olanda, volutamente per venire qui. A volte le manifestazioni col tempo declinano, questa invece è in continua ascesa, sia come numero di partecipanti che come qualità appunto delle auto che sono esposte. È una manifestazione che ha assunto una dimensione anche internazionale, perché vengono anche dall'estero. Questa è una cosa che onora il nostro territorio ed è un modo proprio per far conoscere il territorio in tutte le sue sfaccettature, le sue manifestazioni, anche a chi non è di Fiorano. Ormai è una tradizione fioranese e ci auguriamo che possa continuare. Sono venuto con un Alfa Romeo Duetto Spyder da 67. Oggi abbiamo portato la Ferrari 812. Lei quante Ferrari ha? Adesso 6, 7, sì. Una passione, quella per i motori, che come in tanti ci hanno detto nasce fin da piccoli, ma molto piccoli. È il caso di Matteo, che a 14 mesi ascolta attentamente la descrizione degli interni di questa Ferrari fiammante. Ed è già super appassionato di auto. Viene da una famiglia dove siamo super appassionati e gli abbiamo trasmesso questo, insomma, già da adesso.